Eccoci qui ragazzi, oggi sono con il grande Pellegrino, naturalmente campione, ciao ragazzi, campione del mondo Waco Pro, Waco Pro e anche medaglia argento al European Games. Da paura ragazzi, siamo qui alla grande palestra Sparta Group Academy a San Salvo e oggi Luca avrò l'onore di farmi spiegare da lui determinate tecniche sopra la Muay Thai, facciamo la Muay Thai. Esatto, specialità Muay Thai. Che cosa... Andremo a lavorare su tecniche di ginocchio e gomito principalmente, la fase di lotta e il clinch che caratterizza la Muay Thai, a differenza magari del K1 e kickboxing. Sì, infatti quello che c'ho veramente poca esperienza su quella, sul clinch e gomitare il ginocchio. Esatto, proprio quello che caratterizza la Muay Thai, la fase di lotta corpo a corpo. Quindi lavoreremo più nello specifico su questo, in modo da vedere cose nuove. Perfetto, ragazzi, rimanete connessi e guardate il video. Peace and love. Gomito. 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 Ok, passo in avanti con la sinistra, esterno e metti passo il gomito qua. Orizzontale. Esatto, mano destra. Così. Sì. Vai. Pam. Ok, senza girare il piede verso l'interno. Questo. Senza... veramente scomodo, sai? Mi sento tipo tirato tutto laterale. Sì, sembra, è un colpo che sembra che non arrivi forte, però in realtà sembra impatto... che, sembra proprio zero, sembra che sono stato inefficiente a darlo. Vai. Allora, push. Ok. Vai. Ok, cerca di scaricarlo. Mi sembra proprio un deficiente, ma giuro. Vai. Allora. Io faccio. Passo. Passo. La forza viene dal passo, quindi insieme. Come passo. Tocca terra il piede, arriva il gomito all'impatto. Vai. Braccia qua o qua? Qui. Mani qui su? Così? Sì. Devi essere sempre molto essere diverso. Okay. Anche tu dei gomiti. Vai. Allora. Pam. Ok, testa dritta. Vai. Sì. Butta l'aria. Sì. Ok. Jab. Gomito. Sì. Jab. Sì. Gomito. Mo sta da passo pure col jab sto qua. Anche col passo. Pam. Uno. Pam. Due. Ok, ancora. Pam. Hey. Non girare il piede verso l'interno. Quello. Ok. Uno, due, passo dritto. Uno, due. Ok, ancora. Allargo troppo le gambe quando vado avanti. Non deve essere troppo lungo il passo. Perché mi sento scomodissimo quando. Esatto. Uno, passetto. Devo seguire con l'altro passo nel caso. No, adesso no. Uno e torno indietro. Ok? Allora, uno. Due. Passo qua. Ok. Che c'ho pure che non ci arrivo e faccio il passo corto. No, e invece devi. È difficile perché calcolare la distanza sul pugno è diverso dal gomito. Quindi pensi non arrivare magari, però in realtà arrivi. E anzi bisogna arrivare con la punta. Con l'osso. Passa qua direttamente. Esatto. Sì. Perché io cerco di arrivare lì con questo. No. Qua al centro del focus con la punta dell'osso. Allora io devo colpire. Esatto, sì. Ok. Jab. Bam. Gomito. Bam. Ok, ancora. Sham, sham. Beh. E non lo sento uguale, poi se non lo sento si sente. Invece si sente, sì. Però all'altro lato, gomito. Sì. Ora fai un passetto a sinistra con la gamba sinistra. Sì, esatto. Bam. Per aprirti la strada. Vai. Bam. Ok. Vai. Sham. Vai. Sham. Vai. Sham. Vai. Sham. Ora apri con un jab. Jab. Passo. Jab insieme al passo. Gomito orizzontale. Okay. Uno, due. Ok. Jab. Uno, due. Ok, ancora. Uno. Sì. Vai. E gira troppo la testa verso di là. Testa sempre frontale. Uno, due. La spalla arriva fino al mento. Ok. Però la testa rimane in mezzo. Devo girare. Là. Uno, due. Ok, sì. Vai. Bene. Vai. Scarica, scarica. Sì. Bene. Vai. Sì. Vai. Blocco, gomito, ancora. Ok. Uno, gomito, blocco, gomito. Sì. Vai. Ora. Ok, ora proviamo a mettere gomitata ascendente. Ok. Quindi traiettoria a salire. Come se mettessi il gel sui capelli, quella metafora che si usa spesso. Ragazzi, è difficilissimo il gomito, non lo immaginavo così difficile. Per stare al gomito è facile, ma con la tecnica è veramente difficile. Proviamo. Allora, passo in avanti sempre lo stesso, con la gamba sinistra. Avanti. Esatto. Avanti. E andiamo a salire, sì. Sempre con la punta dell'osso. Sì, perché cerco sempre di colpire qua, mi viene. Perché se non sento questo è come la se... La punta apre. Prendendo sul viso, se prendo l'avambraccio magari stona.
però quello che apre è quando prendo con la punta. Ma quando colpisco però i pao? Sì, devo cercare di arrivare qui, esatto. Anche se non lo sento pieno sul gomito va bene lo stesso? Va bene, esatto. Perché tu lo senti là? Sì, quello che sento io poi è quello che fa la differenza. Ok. Passo, bam, ok, vai. Vai. Bene, vai. 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 Orizzontale, ascendente. Ora passiamo al controllo della guardia. Quindi, quello che differenzia poi anche dal K1, molto spesso si usa nella Thai, controllare la guardia per poi mettere le gomitate. Quindi quello che dovrei fare adesso è abbassare la mia, il mio braccio con la tua mano destra, esatto, tirandolo verso di te. E qua mettere il gomito. Esatto. Okay. Abbasso. In aggiunta, dopo che abbassi, metti questa mano a coprire il viso senza lasciare questa. Allora, così? Abbasso, palmo verso di me, ecco, e poi gomito. Quindi mi tendo come un arco, ok? Sei in guardia, uno, basso, due, controllo, tre, gomito. Serve anche per coprire lo sguardo. Ah, non devo tirare la faccia su? No, devi coprire lo sguardo e allungare la spalla dietro, in modo da riuscire a scaricare per il gomito. Vai. Buono. Vai. Adesso, abbasso, gomito, e poi mettiamo una ginocchiata al lato opposto. Quindi partiamo dal sinistro, è più semplice. Abbassa. No, sempre allo stesso modo. Uno. Controllo, sì. Così. Gomito. Bam. E poi ginocchio destro, controllando questo braccio sempre, però con l'altro braccio. Da fuori. Da fuori? Sì. Così. E ginocchio destro. Ma sempre entra dentro? Allora, sì, te lo faccio vedere io un secondo. Perché mi viene a sportellare, non mi viene a bucare. No, a bucare. Quando si lavora a coppia in allenamento ovviamente non si tira di punta il ginocchio. Quindi se siamo in fase di clinch, la fase corpo a corpo, io tirerò così il ginocchio. Ok. E non tenderò ad arrivare di punta. Ora, il lavoro che stiamo facendo, se sei in guardia, 1, 2. Da qui metterò il gomito. Ok. E poi ricontrollo. Questo sul braccio e una mano sulla testa. Ah. In modo da avere pieno controllo. Ok. Qui per tirare forte il ginocchio, devo trazionare. Che fa? Traziono con le braccia e salgo col ginocchio. In modo da avere due forze opposte. Questo, ok? Quindi proviamo. Mai fatto così, gomito, è veramente complicato. Sì, ma è un'arte nell'arte il clinch, la fase di lotta. Sembra tutto quando vedi i tailandesi che si prendono, che si butta così facile. Esatto, invece. Abbasso. Allora, abbasso. Controllo. Gomito. Ora, questa sulla testa, dietro. Qua? Esatto, questo è un braccio, benissimo. Trazione, salgo il ginocchio qui. Bene, ancora. Vai. Allora, bam, benissimo, ok, trazione bene. Ok, devo un attimo riuscire a capire. Bam, bam. Sì. Bam. Sì. Ruota, testa. E adesso questo qua, questo, da qua. Dopo che faccio questo, devo semplicemente girare con la mano. Ah, ok, dopo ho fatto questo qua, sì, io giro così. Benissimo. Braccio. Prendo questo così, boom, e tiro. Ok, sì. Ok. Vai. Bam. Sì. Bam. Ok. Ancora. Sempre di punta dentro. Sempre di punta. Ok, butta l'aria. Vai. Ok. Dall'altro lato adesso. Abbasso il destro. Il sinistro col destro. Controllo. Gomito. Questo diventa testa. Questo braccio. Ginocchio sinistro. E qua fai lo switch. Fai il cambio di passo. Bam. Esatto. Ok. Allora, prova. Abbasso. Abbasso. Controllo. Controllo. Bam. Bam, controllo, controllo, bam, ginocchio, bene, vai un po' più veloce, bam, bam, bam. Buono, ok, ancora, gomito, bam, bam, benissimo. Non senti per niente arrivare, e poi invece vedi veramente i video che li spaccano proprio, esatto, esatto, li distruggono proprio. La differenza magari col pugno è che il gomito non ti dà la stessa soddisfazione magari quando arriva l'impatto. Però poi se prendo veramente sul viso. Come successo a Luca? Sì. Hai visto sì, Luca? Una esatto, puntina gli ha aperto direttamente. Sì. I gomiti aprono, sono pericolosi. E non ha sentito.
stava dritto ancora un po'. Sì, poi una volta che lo prendi sul ring, magari non ne risenti più di tanto. Perché ti arriva la botta, sì, però è più il danno che sì, fa sì. La lacerazione. Ma infatti ti bloccano più che altro per la ferita. Esatto. Anche a me è successo qui, in Thailandia. 7 punti. Prendiamo adesso l'altro lato. Adesso controlli con la sinistra. Sì. Anzi, con la destra, perché abbiamo fatto l'altro lato. Destra sul braccio sinistro, questa sulla testa. Qua fai cambio di passo, ginocchio. Bam. E poi gomito destro. Quando torno dietro. Sì. Bam. Esatto. Vai. Controllo. Bam. Ginocchio. Ok. Questo è il fegato. Al fegato. Però non sto, perché mi metto troppo tempo di poter parlare sopra. Vai. Bam. Bam. No. Ah, in due, ok, tieni questa giù. Allora sempre giù quello che. Esatto. Sembra la prima volta che hai, sono andato la prima volta a pugilare, cioè, mi sento un mongoloide, evidentemente. È normale, vai. Voilà. Ah, ok, ancora. Sì. Vai. Ok, un po' più al fegato. Ok. Ora direi che magari mi metto il paradenti, facciamo i passaggi senza, anche senza fasce, oppure pure con i guantoni, facciamo un po' di passaggi per fare la lotta vera e propria. Sì, figo, non l'hanno mai fatta. In clinch, innanzitutto posizione di partenza, piedi paralleli, non si sta in guardia perché qui sarei sfavorito essendo col peso sbilanciato, più facilmente proiettabile. Okay. Se sei in guardia, riuscire a proiettarti più facilmente. Ad esempio sul piede sinistro, se tu metti il piede sinistro avanti, prova, qui è più facile bilanciarti questo lato. Quindi piedi paralleli, ti sta vicini. Da qui è difficile sia controllare la forza dell'avversario, sia poi riuscire a proiettarlo. Perché le proiezioni si fanno da vicino ovviamente, no? Se io provo a spostare qualcosa da qui, sono lontano. Esempio, come dicevi, a me non entra dietro, giusto? Esatto. Quindi un braccio sulla destra, partiamo. Questo sul braccio all'interno del gomito. Okay. Ok. Da qui il primo lavoro che si fa sono i passaggi. Quindi entro a due mani sulla testa. E la presa sarà questa. Mani a coppa. Così. Fino a dietro su. Qui ho molta leva. Riesco a abbassarti più facilmente. Sei duro. Ok. Ok. Vedi? Uh-huh. Mentre sono qui faccio molta più fatica. Devo avere più leva, fare con le mani fino a su. Poi quando fai il sangolamento MMA. Esatto. Lo stesso principio. Quindi questo su, qui. E poi entri tu, uno, e poi l'altro braccio, entra, da sotto, ok, uno, due, sì. Rimani dritto, spalle su, ok, vedi, fino a su le mani, uno, due, fino a su, uno, esatto, vedi, qui riesci ad abbassarmi più facilmente, perché poi uno degli obiettivi sarà trazionare, per mettere il ginocchiare o okay. Allo stomaco o al viso, ok? Okay. Uno, due. Okay. Perché poi la forza ce l'hai a livello muscolare, quindi sì, non hai problemi in clinch. Okay. Non incrociare i piedi. Uno, due. Uno, due. Ok, poi nel momento in cui cerco di entrare, quello che farei tu per impedirmelo, andare col gomito verso l'interno in modo da bloccare il mio ingresso. Prova a entrare tu. Ok, sì. Esatto. Però mi stacco lo stesso? No, prova a entrare, io sono con le mani qui, questo. Vedi? Ah, ok, ok. Quindi vado il gomito verso l'interno. Ah, ok, ok, ok. Parti da fuori. Ok. Senza staccare le mani, il gomito verso l'interno. Ok. Ecco. Esatto. Da qui io poi dovevo forzarmi di trovare un passaggio. Ah, ok. Uno. Due, ok. Ok. Uno, due. Bene. Ora, nel momento in cui tu mi prendi al collo, quello che farai è cercare di abbassarmi. Mm-hmm. Per evitare questo, io dovrò mettere mano in faccia, sollevare la spalla e allontanare con la E io in quel momento che parto? Tu in quel momento puoi o uscire, oppure trovare un'alternativa. Che può essere, allora se io ti prendo, tu metti la mano sul viso, ok, esatto, lo qua, allora anche questo è chiudere,
avevo anche vendaggiato quindi. Esatto, sì, di lato diciamo. Da qui posso continuare a lavorare finché l'arbitro interrompe. Proviamo, entra. Prova adesso a fare quello che ho fatto io. Stacca questo braccio, spingi il gomito verso interno. Verso interno, ok. Ed entra. Bene. Qui vedi che sono incastrato. Rimani vicino. Così. In questo modo stringi. Così. Ok, tieni stretto. Ecco, qui io sono impossibilitato a muovermi bene. Anche volendo non riesco a girare bene per tenere un gomito, ad esempio. Tieni vicino. Ecco, qui. Ok? Come apri ciò? Così. Guarda. Così. La presa può essere. Ci sono vari tipi di prese. Questa è quella classica, diciamo, che si usa per trazionare. Ok. Poi c'è questa. Ok? C'è questa qua. Sì, esatto. Che si usa molto anche con i guantoni, perché si incastrano fra di loro, no? Anche al tronco. Se dipendo dal tronco, tendo a usare questa presa. E da qui posso sollevare, girare, proiettare. Questa fa diverse cose. Così. Prova a prendermi al tronco. Ok. Così. Un po' più su. Ok, esatto. Ecco. Ecco. Ok. Okay. Quindi. Proviamo adesso questa presa qua, quindi vai al collo, ok, prova a tenere stretto sia in questo senso sia le braccia fra di loro, quando entri così, ok, così. Esatto, vedi qui io sono in posizione molto scomoda per lavorare, perché sono molto limitato, e da qui ad esempio devo fare quel lavoro che ho fatto prima, continuiamo un po' con i passaggi, e tu, ok, uno, due, ok, bene. Ok, qui per esempio è una posizione sfavorevole perché io posso abbassarti e venire con il ginocchio gomitale. E altra cosa importante, le spalle. Quando io entro, tieni le mani su, devi sollevare le spalle. Spalla su. Ecco, per ostacolare l'ingresso del mio braccio. Ah, ok. Quindi se tu mi prendi anche a due braccia qui, vedi qui già. Ok. Da qua poi mano su e mi libero. Le spalle hanno un ruolo fondamentale. Ok. Però, sono entrato, solleva la spalla. Ok. Ecco. Vedi? Ok. Sì. Ok. Uno, due. Ok. No! Ok. E sei alto, cazzo? Sì, è comodo fare clean, sono gente comunque più alta in generale. Ma posso vedere pure qualche proiezione, lavorando sempre dal collo. Poi nel clinch ci sono varie fasi, c'è una fase in cui si lavora anche sulle braccia, quindi questa presa qui dove posso proiettare, entrare con le gomitate, ci sono varie fasi, il tronco, il clinch al tronco, da qui posso proiettare in avanti, indietro. È sempre punto. Sì, la proiezione è sempre punto, esatto. Ora proviamo, sempre con la presa al collo, vieni qua, chiudiamo in questo modo la presa adesso. Quindi vado al collo, faccio vedere io. Tu rimani su con le mani, prendimi. Ok, sono entrato. Quindi con quella presa, quello che dovrò fare adesso è sollevare con un braccio. Quindi il gomito sinistro lo alzo e di qua invece tiro verso di me. Vedi già così si è staccata la gamba. Sì. Ecco, lì basta poi un attimo girare per proiettare bene. Sollevo di qua. Ecco. Da qui tira verso di te invece con questo braccio. Ecco. Vedi che già la gamba destra mia si sta sollevando. Okay. Ora qui devi continuare a ruotare finché non si solleva la gamba. Così? Ok, esatto. Una volta che sei lì, o continui a ruotare finché non cado sollevando sempre di più, oppure si mette il fermo, diciamo. Quindi una volta che sei entra in questa posizione, metti il fermo e proietto. Ok. Però posso farlo anche senza mettere il fermo, quella è l'ultima cosa. Perché la parte principale la compie la parte superiore del corpo. Fallo senza sbattere la senza. Ok. Oh, sì. Così. Ok? Tira completamente. Ok. Quindi è importante sempre che un braccio tiri, l'altro sollevi. Perché quello poi mi fa perdere l'equilibrio. Allora. Prova. Allora. Entra tu. Ok. Tira con questo braccio. Sollevo con questo. Così si riesco. Così è. Forse un po' più intuitiva come. Non è più facile. Ok, sì. Proviamo. Vai. Entra. Ok. 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 Esatto. Perché c'ho più presa, invece si così. Riesci a ruotare un po' meglio con così me. Così mi trovo meglio se devo tirare la ginocchiata. Ok. Perché ho più forza. Ok.
però qua soltanto la rotazione. Sì, anche il fatto di avere la mano addosso. Sì. Qui. Però là c'è i guantoni. Esatto, infatti bisogna abituarsi anche a farlo con i guantoni a livello sportivo. Vai. Ok. Facciamo un po' di libero adesso, pronto piano piano questa proiezione. Ok. Quindi proviamo a farlo durante il lavoro libero. Occhio, non abbassare mai tutte e due le mani insieme. Ah, ok. Qui siamo vulnerabili, non c'ho forza su. Perché se qui ti abbasso molto più facilmente. Perché non riesco a ostacolarmi col braccio su. Ok. Fai sempre. Un braccio che stai sempre su. Ok. In questo momento ha queste mani qua. Sì, esatto. Perché questo lo fa. Sì. Trazione il basso per mettere il ginocchio. Non impazza le mani. Eh sì, facile. È peggio che sul gesso. È faticoso perché anche qua c'è tanta forza. Sì, ma più che forza, veloce entra, veloce. Perché se voglio mettere la forza così è facile la forza. Però se tu ti schivi sempre, te lei. Certo, puoi farlo nel round, è diverso. È complicato. Poi tutto sudato, scivoli dappertutto. Alla tua cerchia sta caldo, è assurdo. Sì. Fammi l'ultima volta. Vai. Comunque muscolarmente sei. Sì, no, si può. Cioè si vede, si sente. Ma pure quando faccio questo giusto. Certo. Lo sento tutti quanti. Sì. Però. O puoi farlo magari durante la ripresa è diverso. Sì. Però. Naturalmente sì. Essendo la prima volta comunque fai clinch così. Uno pesante. Infatti se mai fa prova che calcio. Certo. Comunque no. Raga. Mosso fisicamente pure, è una forza assurda, raga. Se devo combattere, non voglio combattere con lui. Ci devo fare qualche scorrettezza prima che inizio. Mandarci qualcuno che rompe le mani. No, io sarei matti. Proviamo un po' a calciare. Poi se non sei sinistra o destra. Io sono destro, però non so quello che ti fare. Vai, iniziamo un po' con la destra. Mani su. Allora, passetto esterno. Con la sinistra. Sali bene sulla gamba. Sì. Cerca di ruotare bene. Mi dai kick, no? Esatto. Ok. Vai. C'è! Vai! C'è! Vai! C'è! Blocco! Ok, blocco di gambe. Ah, sì. Blocco! Ok! Beh. Calcio! C'è! Blocco! Calcio! Beh. Quando fai il blocco, finisci gomito e ginocchio. Gomito esterno. Il ginocchio qui. Ok. Proviamo un po' le ginocchia della lunga invece. Quindi, partendo dalla guardia, passo in avanti, braccio destro scende giù veloce, ginocchio in avanti, quindi a sua volta non sarà verso l'altro ginocchio, ok? Come si usa spesso in Natale invece, sarà a bucare in avanti. Sì.
Ok, mani su. Passo per la sinistra, esatto. Ok, il destro scende veloce e poi torna in guardia. Ok. Bene. Cerca di arrivare fra Pao e cinta. Vai. Passo avanti, no? Sì. Bang. Ok, non è male. Vai. Bang. Ora. Bang. Cerca di non partire subito facendo questo. Parti dritto e poi segui il movimento, la fine di spinta. Questo. Ok. Sì. Ecco. Vai. Sì. Proviamo dall'altro lato col plick. Quindi col cambio di passo. Non fate tempo di respirare. Quindi, puntando al fegato, cerco di fare sempre il cambio di passo veloce, andando col piede dritto stavolta, verso il mio piede sinistro. Okay? Quindi vedendolo di qua, uno e il ginocchio. Fai vedere come? Faccio vedere qua. Cambio di passo, ginocchio al fegato, che andrà più dritto. Uno, due. Ok? Una posizione. La solta invece, ovviamente, scendo col braccio sinistro. Il destro rimane su. Uno, due. Ok? Uno, due. E torno. Uno, due. E torno. Sempre con la punta. E quello che devi imparare è darti bene la spinta al piede dietro, perché qui è quello che mi dà la partenza, diciamo, per tirare la ginocchia forte, così come anche il calcio. E il piede sinistro. Uno, due. Oppure col ginocchio. Uno, due. E questo, come a terra, deve essere una molla. Devi ripartire subito. Come a terra. Esatto. Piede sinistro. Allora. Vai. Bam. Ecco. Vedi. Io senti pure il secondo io. Vai. Bam. Buono. Vai. Bam. Completamente diverso. Bam. Buonissimo. Ma questo volevo farti provare, legare ginocchio e gomito alla lunga, quindi lavorare sempre col colpitore, sì. Ad esempio col cambio di passo, ginocchio e gomito dal lato opposto, quindi ginocchio sinistro, gomito destro. Proviamo. Ginocchio sinistro, ginocchio sinistro, cade avanti, gomito destro. Detto, cadi esterno avanti. Ah, quando? Pam. Uno, in modo avere poi modo di ruotare bene. Ok, vado lento. Pam, pam. Due, esatto. Vai. Bam, bam. Ragazzi, come vedete abbiamo finito l'allenamento, penso che si vede, e posso dire che è un grande faida, questo lo sappiamo tutti quanti in Italia, non c'è dubbio, però che fosse anche così bravo a spiegare non me l'aspettavo, sono sincero. Ti ringrazio. Ma spiego dei dettagli che mi hanno cambiato veramente il modo di pensare. Io credevo che non riuscivo mai a dare una ginocchiata a una gomitata forte. Invece questi piccoli ti ringrazio, sono contento di questo, mi ha migliorato tanto. Infatti torneremo per il secondo allenamento quando, certo, sarò un po' più pronto da fare sparring, così lo butto giù capo, regà, e finita la storia. no regà, pure forte di stanza, hai visto, qui c'è una forza assoluta, ho detto forse è stato un culturista. Guarda come sta. Oh, ti ringrazio, è stato veramente un onore, sono veramente felice, sono venuto fino qua, il tempo che ci ho messo fino a qua, ragazzi, ne è valso. Sono contento che ne sia valsa la pena. Sì, sì, sicuramente, sì. Spero ci sia altra occasione. Sì, sì, vorrei fare anche poi uno spari con lui, tecnico, ovviamente, non spari vero e proprio, ragazzi, perché sennò veramente mi ammazza. Uno spari tecnico, dal vedere, lui è alto, proprio nella Muay Thai vorrei fare uno spari, gomitate leggere, cose leggere, da riuscire a capire lo spari con il clinch, tutto come funziona. E la prossima volta faremo questo, almeno per fare due risate. Penso che mettere il casco quello della moto, però. Ragazzi, grazie a tutti, mi raccomando, la palestra Spartan Group Academy si trova all'indirizzo, com'è, di Spartan Group Academy? A San Salvo Marina, è la viale della stazione. Tanto lo mettiamo qui sotto, ragazzi, indirizzo, numeri, capi, tutto quanto. È una palestra top, number one, e grazie ancora di cuore. E alla prossima, e un peace and love, ragazzi, mi raccomando, seguitelo.